non costerà nient'altro. Bene, 2 settimane fa il Senato ha approvato un ulteriore finanziamento di altri 2.200 miliardi. Io appunto chiedo perché noi, che se vogliamo essere dei laici, dovremmo andare a finanziare, tra l'altro una data fasulla, perché i 2.000 anni di Chiesa Cattolica, di avvento di Cristo, non ci sono. Ma perché noi, che dovremmo essere uno Stato laico, dobbiamo finanziare le feste del Papa? Ma tieni presente che questi giubilei qua, con queste simonie, c'è stato i luterani che si sono staccati, i calvinisti che si sono staccati, i patari che hanno fatto una mezza rivolta, gli ortodossi che si sono staccati. Cioè, chiariamoci questo, in tutta la storia della Chiesa, uno dei più grossi momenti di rottura fra la gente e la Chiesa, uno dei primi momenti di liberazione, è venuto proprio nei momenti dei giubilei, scusate, e nei momenti della simonia, cioè quando il Papa ha bisogno di soldi, perché l'unico modo per controllare la gente sono i soldi. L'unico modo che hanno i cattolici di diffondere la loro religione in Russia è avere soldi, e si impossessano di questi soldi in qualsiasi modo possibile. E purtroppo esistono gli stati che gli danno una mano. Sì, beh, appunto, dicevo prima che a questi 3.500 miliardi se ne sono aggiunti altri 2.200, e ora del 2.000, io non so quante altre miliardi di miliardi, anche chi non è d'accordo col dominio della Chiesa Cattolica dovrà tirare fuori, dovrà sborsare, dovrà offrire. Cioè, anche perché, tenendo conto che è un falso storico, cioè nel senso che Gesù Cristo è un'invenzione nociva della loro propaganda. Di conseguenza noi andremo a festeggiare un criminale. Io adesso uno potrebbe fare un esempio. Loro con la scusa di dire, beh, abbiamo sbagliato negli anni passati, possiamo permetterci qualsiasi cosa. Ma se qui adesso venisse andato per dire un seguace di Hitler o di Stalin che desse scusa, nessuno sarebbe disposto ad accettarlo. Nessuno lo accetterebbe. Viene qua un papa e dice, ma ragazzi, ho sbagliato, ho mandato 15 milioni di persone sui roghi. Non fa, ma cosa? Sono sciocchezze, lasciamo perdere. Il mio potere viene da Dio e ho questo potere di farlo. Sì, vabbè, Francesco, posso cambiare Sì, argomento? Dai. cambia pure. Un radioascoltatore, ancora 7-8 mesi fa, non mi ricordo più, mi ha detto che nella Bibbia c'era non lasciare strega viva, no? E in realtà io non avevo trovato il passo, anche perché pensavo che fossero nei numeri, e invece l'ho trovato, sì, nel Levitico, pensavo. E invece l'ho trovato, guarda caso, nell'Esodo. Però io qui ho due Bibbie. Una Bibbia tradotta direttamente dall'aramaico, no? Ho una Bibbia tradotta direttamente dall'aramaico, nella quale, sempre edita dei Paolini comunque, però la traduzione è diretta, nella quale si dice testualmente ed esattamente, attento, non lasciar vivere la maliarda. Ok? Poi invece qui ho un'altra Bibbia, è la Bibbia ufficiale della CEI, che non è solo tradotta, ma è anche la Bibbia dei 70, è tradotta dal greco, è tradotta da questo, si va alle prime traduzioni della Bibbia, insomma fa parte della tradizione della Chiesa. E si dice esattamente, non lascerai vivere colei che pratica la magia. Allora, colei. Allora, il problema è questo. È la magliarda o è colei che pratica la magia? Perché le cose hanno delle definizioni diverse, hanno degli impatti diversi. Perché se io leggo la magliarda, posso sia pensare che pratica la magia, sia che sia ammaliazione, altre cose, no? Anche un tipo di vivere, un genere di vita. Mentre invece se dico non lascerai vivere colei che pratica la magia, capisci bene che la Bibbia ufficiale in questo modo mi giustifica tutta la mattanza delle streghe, in quanto l'ordine viene da Dio, cioè è Dio che ordina alla Chiesa di bruciare vive le streghe. Poi magari qualcuno in ascolto mi dice se questo è in linea con la nostra Costituzione. Sì, beh. Allora Francesco, cosa ne dici di questo nostro intuizione? Sì, beh, la Bibbia ha premesso sempre che è un atto criminale e che andrebbe essere studiata soltanto come fattore criminale, cioè nel senso, fra i testi dei criminali andrebbe inserita la Bibbia, cioè nel senso, come si vanno a studiare i serial killer, si dovrebbe andare a studiare come serial killer i papi e le opere che hanno fatto, tra cui appunto la Bibbia. Ma la Bibbia è stata sempre utilizzata proprio perché, essendo un testo sacro, essendo la parola di Dio, si è stato uno strumento molto comodo proprio per poter permettersi qualsiasi cosa. Cioè, nel senso,
qualsiasi atrocità è sempre stata giustificata con la Bibbia che lo diceva. Se Dio è il mandante della strage alle streghe, no? L'esecutore è l'assassino, in quanto noi sappiamo che per la Costituzione loro erano innocenti, per cui, visto che noi giudichiamo tutte le cose partendo dalla nostra Costituzione, diciamo che quello è un atto criminale. D'accordo? Sì, è criminale. Allora, il crimine viene fatto da chi esegue il crimine, ma il crimine ha la stessa imputazione dal mandante, cioè il mandante del crimine ha la stessa, imputazione di chi esegue il crimine. Pertanto i papi che hanno emesso le bolle sono imputabili di quel crimine, però sono imputabili anche tutti gli altri papi che non li hanno condannati. Cioè, se la Chiesa afferma che la Chiesa non ha mai sbagliato, né secondo le Sacre Scritture non sbaglierà mai, dunque non ha mai sbagliato nel fare ciò, chiunque afferma che la Chiesa non ha mai sbagliato nel commettere un atto criminale è oggettivamente complice del crimine. Esatto. D'accordo? Ma allora andiamo più su. Se il Dio davanti al quale la Chiesa mette in ginocchio le bambine, i bambini ordina di bruciare la strega, di impedire che viva chi pratica magia, allora il mandante è anche Dio. Dunque, da condannare è anche Dio. Allora, a questo punto, noi abbiamo nella Chiesa Cattolica una vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla distruzione del divenire del genere umano. Spero, per chi sia in ascolto, che il concetto sia chiaro. Perché questo? Perché se io sviluppo il sognare, posso sviluppare il sognare perché io dico, io costruisco un divenire, io costruisco una mia trasformazione. Se io pratico l'intento, posso praticare l'intento perché attraverso l'intento io mi trasformo e divengo. Se io ho delle pratiche di vita, delle pratiche di costruzione, intendo costruire una casa, ho un divenire, ho una trasformazione. Se quella trasformazione mi viene bloccata, io non ho più un divenire. È come se io fossi ucciso. Dunque, chi mette in ginocchio i bambini è come se li uccidesse, perché distrugge la loro capacità di espandersi nella vita. Vorrei che questo concetto sia chiaro. Sì, beh, infatti questo è un concetto fondamentale, cioè nel senso che quello che noi condanniamo non è tanto le idee, perché ad esempio per noi sarebbe più utile prendere la spazzatura, prendere tutte le Bibbie, tutti quanti i crocifissi, buttarli nella spazzatura e eliminarli. Però purtroppo la criminalità che hanno diffuso nella storia, nel mondo, nelle persone, nella violenza, è una cosa che è indimenticabile e non può essere cancellata. Di conseguenza bisogna fare proprio un'opera di ripulitura, diciamo, culturale, filosofica, esistenziale dei concetti cristiani. Cioè, noi non siamo anticristiani perché il cristianesimo per un motivo o per l'altro, siamo non ci piace il cristianesimo proprio perché è un'essenza criminale. Noi non diciamo che una persona deve diventare pagano, deve diventare chissà cosa, una persona si deve liberare da questi, da questo potere terrificante, terrifico e mostruoso, e poi deve essere libera di determinare cosa vuole fare, dove vuole andare, cosa vuole creare. Noi non stiamo lì a dire, a dare alle persone degli insegnamenti o sottoporli di una fede, un credo o delle necessità di riferimento culturale. Noi diciamo chiaramente, ti devi liberare e poi quello che fai della tua libertà appartiene a te. Logicamente, se la tua libertà poi diventa nociva nei confronti degli altri e della comunità, la comunità ha il dovere di difendersi. Però sei te che sei responsabile delle tue azioni, non puoi usare un Dio, una divinità per giustificare i tuoi comportamenti. Esistono due tipi di libertà. Esiste la libertà all'interno di un sistema sociale, una libertà che risponde al potere di avere, ed esiste la libertà, la divinità libertà, libertà in sé, come coscienza in sé, che è l'espressione del potere di essere. Ora, nessuno può limitare il potere di essere di una persona, nessuno può limitare l'essere divino di una persona. Quello che si può limitare attraverso le leggi sono gli equilibri sociali, cioè si può fare in modo che gli equilibri sociali raggiungano questo o quel tipo, questa o quella condizione. Allora le leggi devono limitare la libertà all'interno del sistema sociale proprio per mantenere un equilibrio. Però libertà come divinità, libertà del potere di essere in quanto tale, non può essere toccato. Per cui dividiamo questi due sentire di libertà. La libertà che io pratico nel sogno, nel sognare, la pratico nel sognare. Non posso praticare la libertà nel sognare nella vita di tutti i giorni. Se no, salgo su un campanile, penso di volare e mi butto giù, per cui giungo alla pazzia.
non esiste quella libertà, però esiste la, i limiti della mia libertà nel sistema sociale, perché io non posso rompere scatole a Francesco più di tanto, anche se gliel'ho già rotte. No, ecco, una cosa che ad esempio io volevo anche aggiungere, che è molto importante da comprendere, che noi appunto non reputiamo negativo il cristianesimo, il cattolicesimo per una quel... bomba in radio. Ci hanno detto che in radio abbiamo una bomba, va tranquillo. L'abbiamo già disinnescata, se te la possiamo rispedire senza nessun problema. Tanto io sono eterno. Ecco, una cosa che ad esempio io volevo sottolineare, che è molto importante, è che il nostro attacco al monoteismo di tipo cristiano non è dovuto tanto a quello che la Chiesa ha fatto, basterebbe già sufficienza per condannarla, ma il nostro è un attacco proprio all'essenza di quello che la Bibbia sostiene, quello che il Corano, il Talmud possa sostenere, cioè tutti i monoteismi. Noi, se avessimo avuto la fortuna, ad esempio, di ritrovare una Bibbia, un Talmud, un Corano, in uno scavo archeologico, e avessimo avuto la fortuna di non avere quell'opera criminale che è il monoteismo, che è la Chiesa Cattolica, e non ne avessimo avuto traccia nella storia, e ci fossimo trovati di fronte a questo testo, mentre scavando nella spazzatura, nella fognatura, trovi la Bibbia e dici, cavolo, è come pagano uno andrebbe a leggere, uno la rifiuterebbe in toto, proprio perché è criminale in se stessa. No, sarebbe una risata. Cioè, la reputerebbe. Difatti, una cosa particolare, che se tu dovessi sapere, che ad esempio in Israele, in Palestina, che è reputata la patria del monoteismo di tipo cristiano, è stata trovata la più antica carta igienica. Probabilmente serviva per altri scopi la Bibbia. Poi qualcuno ha avuto la deformazione di utilizzarla per, come credo religioso, forse era una decorazione della carta igienica. A parte questa battuta, cioè quello che per noi dobbiamo far significare, ad esempio, che noi non pensiamo che il Cristo abbia portato un messaggio positivo. Cioè, noi ci limitiamo per il momento a parlare del discorso cristiano-cattolico, perché è il più vicino. Partiamo dal presupposto che Cristo sia esistito in questo, esatto, momento. Cioè, non è che qualcuno ci viene a dire, fa no, perché la Chiesa ha falsato il messaggio di Cristo, la Chiesa l'ha modificato. No, non è vero. La Chiesa ha eseguito quello che Cristo aveva detto, sempre che sia esistito, comunque quello che sta codificato, quello che lui gli ha attribuito, l'ha eseguito. I quattro Vangeli ufficiali li ha applicati. Sì, di conseguenza non è che sia possibile un recupero, come alcuni fanno, che possono pensare che sia possibile dividere l'atrocità della Chiesa cristiana dall'atrocità della figura, dell'immagine, dell'azione del Cristo e delle parole del Cristo. Cioè, sono legate. Cioè, nel senso che non esiste nessuna opera di deformazione in negativo di quello che Cristo ha detto. Cioè, la Chiesa cattolica non ha fatto nulla per danneggiare l'immagine del Cristo, non ha fatto nulla per falsificare le parole del Cristo, le ha solo applicate. Di conseguenza, tutto quello che di criminale l'ha compiuto la Chiesa Cattolica nel suo esistere, l'ha compiuta perché si è rifatta all'insegnamento di Cristo. Di conseguenza non esiste, come qualcuno sostiene, ma no, il Cristo è un'altra cosa, il Cristo ha detto questo, esiste un Cristo buono e poi la Chiesa l'ha falsato. Non è vero, la Chiesa ha sempre eseguito, anzi bisogna dire che, l'ho detto anche altre volte, la Chiesa è stata meno criminale di Cristo, perché proprio Cristo è stato l'inventore dell'atrocità, della mostruosità del monoteismo di tipo cristiano. Di conseguenza, loro se ne sono fatti interpreti, l'hanno portata avanti, non sono stati in grado come atrocità di realizzarla, perché non l'hanno realizzata perché? Perché esistono ancora chi ha la forza, la volontà di combattere il monoteismo di tipo cristiano. Cioè, ma tutti i monoteismi sono negativi, tutti i monoteismi sono pericolosi, proprio perché il semplice fatto di richiamarsi a un uno, a un semplice riferimento, a quell'unico riferimento, crea dei limiti, in quanto bisogna sempre rifare tutta la realtà che ci circonda, tutte le cose che vengono a manifestarsi dovranno essere sempre ricondotte e giustificate da questo uno. Cioè, infatti noi notiamo ad esempio i monoteismi di tipo islamico, abbiamo l'esempio in Algeria, cioè nel senso che una guerra civile compiuta nel nome di un Dio, di un profeta, e porta delle atrocità incredibili, perché per realizzare il regno di questo Dio, il potere di questo Dio. Si sgozzano bambini di 2 o 3 anni in culla per riuscire a imporre Allah. Sì, cioè proprio sì, gente inerme, gente che non prende nessuna posizione. Comunque guarda che anche nelle crociate, cioè sempre i cristiani hanno ammazzato i bambini. Sì, sì, ma non l'ha sempre fatto. Basta pensare ad esempio anche al stesso discorso anche dell'integralismo di tipo ebraico. Cioè, esiste un modo per dire delle tensioni in Israele ultimamente, perché una donna è stata nominata membro del Consiglio per gli Affari Religiosi. Cioè, a questo punto sono insorti i rabbini, perché questo non è ammissibile.
Cioè, basta pensare proprio a queste assurdità, cioè a questi problemi che vengono creati su fatti che non sono inesistenti, che sono secondari, che non hanno nessun valore, per dimostrare che tutto il monoteismo preso in se stesso è pericoloso. Difatti, il monoteismo, come dicevo prima, per il semplice fatto di richiamarsi a uno, a un riferimento unico, a un unico riferimento tematico, è negativo. Sì. Posso un attimino? Sì. No. Quando noi leggiamo la Bibbia, io ho sempre detto i Vangeli, vanno letti per quelli che sono, perché un conto è vendere la propaganda e un conto sono le scuole di teologia, un conto è la direttiva che ha il prete. Leggiamoci un attimino da Marco la cena di Betania. Essendo Gesù a Betania, in casa di Simone Lebroso, mentre era a tavola, venne una donna con un vaso d'alabastro pieno d'unguento, di autentico nardo, di grande valore, e rotto l'alabastro versò il profumo sul capo di lui. Or alcuni si indignarono dentro di sé. E vi ricordo che chi si indigna dentro di sé, nei vari Vangeli, cambia. Alcuni dei presenti, alcuni degli apostoli, alcuni finché alla fine è solo Giuda il traditore che si arrabbia perché gli butta il profumo in testa, eh? A seconda del Vangelo c'è un cambiamento. Ora alcuni si indignano dentro di sé: a che pro tanto spreco di profumo? Si poteva vendere questo unguento per più di 300 denari e darlo ai poveri. E mormoravano contro di lei. Ma Gesù disse: lasciatela fare, perché le date noia? Ella ha compiuto una bella azione verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete. Ricordatevi questo, i poveri sono delle bestiole da usare quando se ne ha voglia. Non sono delle persone che devono uscire dalla povertà e costruire il loro futuro, ma sono delle bestie da usare quando ne ha voglia e che devono essere sempre a disposizione. Attenzione, questo è l'insegnamento. Perché la Chiesa Cattolica crea la miseria? Perché gliel'ha insegnata Gesù. Non è che crea la miseria perché lei vuole solo creare la miseria, ma perché Gesù gli ha insegnato a creare la miseria. I Vangeli bisogna leggersi non dal punto di vista dell'essere umano in ginocchio e afflitto davanti all'immagine del povero Gesù che hanno attaccato via per salvarlo, non si sa bene da cosa, ma bisogna leggere dal punto di vista degli uomini, bisogna leggere dal punto di vista degli esseri umani che fondano il proprio divenire. Se volete, va letto dal punto di vista dei diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica. La Costituzione della Repubblica per noi resta una pietra miliare, perché rispetto a tutti i sistemi sociali precedenti si dà una misura dalla quale partire per valutare le altre cose. Se noi dimentichiamo questo, dimentichiamo tutto. Pertanto non possiamo dire, sì, Gesù aveva ragione, perché in effetti il profumo andava a Gesù. Certo che Gesù esaltava se stesso, voleva tutto il mondo in ginocchio davanti a se stesso. Lui vuole che la gente lo onori, che gli baci i piedi, lui vuole il profumo sulla testa, perché i poveri sono delle bestie di cui lui non gliene frega assolutamente niente. E questo è il concetto che ha la Chiesa. È ovvio che usa la propaganda, è chiaro che usa i poveri come massa di manovra, è chiaro che i poveri gli vanno bene perché lei li usa all'interno del sistema sociale per avere dei privilegi suoi, ma dei suoi privilegi. Non privilegi per i poveri. In Russia la Chiesa non vuole aiutare i poveri, vuole usare i poveri per avere le chiese, per avere i privilegi che lei intende avere. Per cui leggiamoci sempre i Vangeli e la Bibbia per quelli che sono dal punto di vista degli esseri umani, partendo dalla morale della nostra Costituzione. Sì, e io ricordo sempre che siete all'ascolto della trasmissione di Magia, Paganesimo, Stregoneria. Ma chi vuole che telefono? Oggi siamo a vigilia del Ferragosto, siamo gli unici due scemi noi che trasmettono la radiogramma. No, prima hanno chiamato alcuni ascoltatori facendo magari delle proposte. I nostri ascoltatori sono sempre fedeli. fedeli alla linea, come si direbbe. Va bene, comunque ricordo il numero telefonico che è 049 700 700 per intervenire in diretta. Chi parla? Parlo Nebeti qua. Paolo Nel, ciao! Dimmi tutto! Mi volevo dire, qui chi se la forbio il culo con la Bibbia, i gai il culo santo! Davvero? Perché per i perché i gai il culo santo! Va bene! D'accordo! E ti saluto! Ciao! Bene, abbiamo saputo allora che chi si pulisce il culo con la Bibbia è il culo santo, per carità! Beh, è un'affermazione. Sì? Se lasciate la libertà
chi vuol credere di credere. Cioè, a voi, voi state propagandando una cosa che è solo una vostra teoria, non siete sicuri di nulla, come non è sicura la Chiesa. Allora, lasciate fare certe cose, certi argomenti che... Paura, eh? No, assolutamente paura, nessun tipo di paura. Beh, io vorrei che la Chiesa abbia sempre lasciato il mio pensiero libero anziché mettermi sui roghi. Infatti, no, sui roghi, perché tu pensi che solo la Chiesa ha messo qualcuno sui roghi? Soltanto chi vuole mettere in ginocchio il più debole lo ha fatto. Sì. Solo questa teoria. No, la teoria del più debole è un capro espiatorio per quelli come te. Benissimo. Vuoi farti pubblicità come tanti politici? Sì. Vuoi far finta di difendere i deboli? Sì, no, ma io non difendo i deboli, assolutamente, non ho mai detto questo. Allora, qual è il tuo scopo? Che è il mio scopo? Il mio scopo è diffondere un pensiero, diffondere dei concetti, diffondere qualcosa. No, tu non è un concetto, tu stai solo screditando la Chiesa. Vabbè, ma è chiaro. È mezz'ora che... Beh, c'è qualcosa dello... Benissimo. Hai avuto solo parole contro la Chiesa. Ovviamente, è l'orrore, è la morte. È la distruzione dell'uomo la Chiesa. Ma tu prova a vedere, a parte che non so, cioè la Chiesa... 12 milioni di morti sono in America Latina, sì. 200 milioni di morti dall'Africa alle Americhe. I morti hanno fatto in Russia, che hanno fatto i tedeschi, cioè i morti sono... No, i tedeschi applicavano gli stessi principi cattolici. Tu prova a dire a qualche concetto, non solo a dire sì. Contro alla Chiesa, che... Se dopo sei contro la Chiesa sono cavoli tuoi, però prova a esprimere un... Benissimo. Non hai espresso un... Perfetto. Buon, d'accordo. Ciao. Sì, beh, questo è un ascoltatore che sostiene che noi portiamo via la fede, ma la fede è una cosa assolutamente stupida e assurda, non ha nessun senso di essere lasciata. Bene. Piena solidarietà all'ultima chiamata, poiché è veramente scandaloso sentire parlare male di qualcosa e non esprimere dei concetti personali. Benissimo, d'accordo. Molto bene, no, ma in effetti è vero, c'è solidarietà fra chi mette in ginocchio i più deboli, no? Umiliare i bambini, strappargli il futuro, distruggere il loro divenire, è chiaramente scoccia. Ma la cosa che scoccia di più, Francesco, non è solo questo. Quello che scoccia di più è che i cristiani scoprono che la loro filosofia, il loro essere cristiani, è attività eversiva nei confronti della Costituzione. Cioè, finché il loro credo è all'interno della religione, loro possono sviluppare il loro credo. Però nel momento stesso in cui loro escono dalla religione, essi sono perseguibili come setta. Perché stanno imponendo al sistema sociale qualcosa di diverso di quella che è la struttura del sistema sociale. Allora, è ovvio che a questo punto dicono tu non hai concetti, tu non hai pensiero, tu non esprimi cose tue. Tu sicuramente vuoi farti pubblicità come un politico, cioè tu sicuramente hai qualcosa, tu vuoi farti la ragazzina, tu sicuramente vuoi soldi, tu sicuramente sei un perverso. Cioè, è come Gesù con i farisei, quando i farisei gli pongono delle domande, lui si rifiuta di rispondere perché è incapace a rispondere e dice voi siete perfidi, voi siete cattivi, voi siete dei malvagi. Capisci? Cioè è la tecnica che hanno i cristiani perché non sono in grado di esprimere nessuna posizione dal loro punto di vista. Quando noi abbiamo parlato dei nostri concetti, noi stiamo parlando dei nostri concetti da 40 trasmissioni. Sì. Chiaramente noi sappiamo che i nostri concetti sono nuovi nel loro insieme, cioè rappresentano un'esposizione nuova all'interno del nostro sistema sociale. Sappiamo che i nostri concetti sono tali da non entrare immediatamente nel pensato delle persone, ma le persone prima di pensare in termini di divenire, di trasformazioni, prima di pensare che non è Dio che crea il mondo, ma è il mondo attraverso le trasformazioni che va a costruire la coscienza universale, prima che le persone riescano a pensare che quello che ci circonda è divino, sono dei divini coscienti di sé, sono dei divini con i quali noi entriamo in relazione, è chiaro che ci vuole una difficoltà spaventosa, perché la Chiesa li ha messi in ginocchio, la Chiesa gli ha strappato le informazioni, la Chiesa ha distrutto la loro possibilità di formulare il pensiero. È ovvio che noi ce l'abbiamo con la Chiesa, perché, ripeto ancora una volta, qualora non fosse stato chiaro, il paganesimo moderno non è come quello antico, perché nel paganesimo moderno va aggiunto il male. Il male è il cristianesimo, la Chiesa cattolica è il Gesù di Nazareth. Sì, no, ma infatti una cosa che volevo anche intervenire sull'argomento... Sei pronto? Pensiero. Cioè, voi ce l'avete con la Chiesa, no? No, non mi sembra. Chiesa che ce l'ha con Dio, allora? No. No? No, sono loro che ce l'hanno con noi. Sono loro che... Se loro stavano... Certo. Non sarà problemi. Se loro non avessero mandato... In maniera reciproca, no?
Cioè, voi ce l'avete con Dio? No, voi no, anche con no. Dio, no? Dio ha mandato il diluvio universale, ha ammazzato la gente, solo ma come ce l'ha con me. Ce ne vorrebbe uno anche adesso. Di conseguenza mi dipende. Va bene, ciao. Mi piace, ma uno che dice che il diluvio universale ce ne vorrebbe uno anche adesso. Vabbè, veramente, è criminale. È un forte masochista, comunque è una persona pericolosa in qualsiasi... Fuori dalla radio, fate voi. Vedete che i cristiani passano con le minacce, cioè minacciano, perché non hanno possibilità. Amico mio, tu non mi puoi dire che ci vuole anche adesso un diluvio universale. Col cavolo, cioè tu non mi puoi parlare di stragi, non puoi approvarmi le stragi e pretendere di parlare con me, no ragazzo mio. Sì, no, ma infatti questo dimostra chiaramente la volontà di una persona. Tornando al discorso che uno vuole... No, no, a me non mi piacciono le stragi, Non mi piace questo tipo di discorsi. No, è assurdo. I signori, bisogna capire una cosa, a me quando qualcuno viene a dirmi un diluvio universale ci vuole ancora adesso, per me il discorso è già chiuso in partenza. Non è accettabile nessun tipo di... Sì, non è ammissibile che una persona faccia una simile affermazione. Perché, anche perché, mi è arrivato un messaggio, che dice chi vuole il diluvio universale pensa di salire sull'arca? Domanda a tutti gli ascoltatori. Si accettano prenotazioni. Sì, ecco, ricordo il numero telefonico che è 049-700-600. Sì? Pronto? Sì? Mi senti? Sì. Dimmi. Volevo solo dirvi che avete talmente ragione, che troppo bravi. Grazie. Grazie. Ringraziamo questa signora per i complimenti, ma non è questo il punto. Noi sappiamo di avere dei radioascoltatori da nostra parte. Sì. Una cosa che poi nel discorso di questi cristiani viene fuori. Buongiorno. Chi parla? Dunque, volevo dire una cosa, no? Chi parla? Dimmi. Dunque, state facendo tutto un teorema sulla Chiesa... No. O segue le cose che stiamo dicendo, allora, oppure non ha senso, neanche parlare. Tutto quello che state dicendo voi, cioè quello che state dicendo che non ha un nesso logico. Benissimo. Guarda, esiste... La marea di sciocchezze che state... Sì. Questo stai dicendo te. Ecco, no. Allora, una cosa che si dimostra chiaramente nella pericolosità e nell'astrosità di questo Dio di cristiani che vanno a difendere è che si dicono, voi dovete lasciare la fede alle persone, non dovete togliere la fede. Ma il fatto stesso che io possa togliere qualcosa a qualcuno, significa che questa cosa gli è stato imposto. Cioè, se ad esempio il mio essere non mi può essere tolto, mi può essere tolto soltanto con la morte, di conseguenza significa chiaramente che se io posso con le mie parole togliere la fede, significa che questa fede è stata una cosa imposta, è stata appunto una cosa utilizzata con violenza, è una cosa che è stata portata, caricata, significa che praticamente la fede è un parassita dell'essere umano, cioè proprio in quanto è come una zecca, possiamo definire la fede cristiana, cioè è una malattia che uno si prende e cerca di curarsi. Il problema reale è che la libertà di espressione in questo paese esiste soltanto fin tanto che ti metti in ginocchio davanti a Chiesa Cattolica. Questi signori che hanno telefonato non si permetterebbero mai di fare queste affermazioni a Radio Maria o alla Radio Cattolica. Perché? Perché gli sta benissimo questo. Cioè loro trovano delle persone che stanno esprimendo dei concetti in sé e il loro piacere, il piacere di morte, è quello di distruggere. Perché in questo paese la libertà di espressione non è mai stata difesa dalle istituzioni. Sì, ecco, una cosa che appunto io volevo tornare sul discorso di prima. Cioè, sostanzialmente, il Dio monoteista è un Dio parassita, cioè nel senso che arriva dall'esterno di questa terra, secondo loro... Proviamo un attimo. Dimmi. Pronto, buonasera a voi e a tutti coloro che ascoltano. Non so se questa mia voce vi dice qualche cosa, se voi siete radioascoltatore dell'emittente Gamma 5. Vabbè, dai, taglia corto. Capito chi sono io? No, io aspettavo che tu me lo dicessi. Ecco, praticamente abbiamo nel monoteismo abbiamo un Dio che è un Dio parassita, cioè nel senso che ha la necessità di imporsi di attaccarsi agli uomini e di prendere qualcosa, e questi uomini devono accettarlo. Il monoteismo sostanzialmente è come una malattia. L'uomo non può vivere con una malattia, non può vivere con la sofferenza. Scusa Francesco, sì. Il creato chi è che l'ha fatto è una domanda demente, chiaro?
tanto per essere chiari, cioè chi ancora si pone questo tipo di domande è ancora chi mette in ginocchio le persone che non si possono difendersi. Pertanto questo tipo di domande vanno rifiutate in toto perché sono vomitevoli. Se quel signore ci avesse ascoltato, noi avremmo parlato della creazione molte e molte e molte volte. Avremmo parlato della creazione pagana molte e molte volte. Sì, allora io appunto volevo tornare su questo discorso. Il Dio cristiano è un Dio che vive utilizzando l'energia degli uomini, che prende questa energia, la deforma e la utilizza in maniera negativa. La utilizza proprio per annientare l'uomo. Cioè, nel paganesimo le divinità sono sempre divinità che sono a fianco dell'uomo. Ciao, e sentivo le telefonate. Dimmi tutto. Ecco, sentivo, non so se l'hai sentito anche te, quanta paura avevano dopo. Sì, ma hanno appena telefonato adesso che vogliono darmi fuoco, per cui va te. Ma hanno tanta paura. Infatti. Che gli hanno rubato tutta quanta la loro personalità a qualcuno. Certo. Quando uno non ha più niente in cui credere, si ribella, e si ribella forse perché non ha paura di trovare qualcosa in sé, insomma, la sua forza. Sicuramente, Gianni. Ecco. Forza e ciao, dai. Ciao, grazie, ciao. In effetti il problema è questo, il problema è che abbiamo molti radioascoltatori che si schierano dalla nostra parte. Il problema è che le nostre parole stanno mettendo il fuoco a parecchie persone. È arrivato il nostro amico Mario. È un po' in anticipo. Vediamo Mario. Ecco, quello che tornavo a ripetere, il discorso che appunto le telefonate ci hanno un po' sospeso, è che sostanzialmente in tutte quante le religioni tipo monoteistico, tipo il cristianesimo, tipo l'islam, tipo l'ebraismo, è un dio parassita, è un dio nocivo, cioè è come una zecca che si attacca a un essere umano e ne fa solo un male. La libertà consiste appunto di dire: io mi rifiuto di avere questa malattia, cerco di curarmi, cerco di liberarmi, e di conseguenza, come fanno i cani, si dà il veleno per le pulci, noi cerchiamo di dare un veleno a qualcuno per eliminare questa pulce, questa zecca che è il dio monoteista. Proprio perché il dio monoteista, essendo un dio che è al di fuori della realtà, non può accettare questa realtà e ne fa soltanto schiave, la può solo distruggere. Può essere solo una sanguisuga dell'uomo. Cioè, il dio dei cristiani è un dio sanguisuga, nel senso che svuota l'uomo di qualsiasi possibilità e gli rende delle larve. Li tende proprio all'annientamento. Cioè, basta pensare, fare un esempio stupido. Tutte quante le divinità pagane, quando l'uomo ha una necessità, forniscono degli strumenti di liberazione. Cioè, tanto per dire, se esiste un problema di fame, esiste la divinità che insegna l'agricoltura. Se esiste un problema di qualche tipo, dal punto di vista tecnologico, esiste la divinità che ti aiuta. Noi abbiamo nel paganesimo, abbiamo Prometeo, che ad esempio ruba agli dèi il fuoco perché gli uomini ne hanno necessità. Il fuoco? Ruba anche il sacrificio agli dèi per dare agli uomini? Cioè, questo qua, ad esempio, nel monoteismo non avviene. Cioè, proprio al Dio non gli frega niente, deve solo avere la sottomissione dell'uomo, che poi questa sottomissione comporta anche la distruzione dell'uomo. Non gli frega niente perché lui è l'essere perfetto. Negli dei del paganesimo questo problema non si pone, perché loro sanno che possono vivere finché nella terra ci saranno degli uomini e finché nella terra gli uomini cercheranno di vivere il meglio possibile. Il problema fondamentale è questo: l'uomo è creato da Dio o è l'uomo inteso come esistente, come terra, come pianeti, come esseri che ci circondano, che alla fine dei mutamenti vanno a costruire la coscienza universale? Se l'uomo è creato da Dio, la vita è un processo di asservimento a Dio. Se invece l'esistente va a costruire la coscienza universale, la vita deve essere un percorso di liberazione. Ora, io vi ricordo, visto che abbiamo 2 minuti e spero Francesco non mi picchia, le 3 scoperte sul Dio dei cristiani della stregoneria. Primo, non esiste nessun Dio creatore. Lo abbiamo detto 1 miliardo di volte e 1 miliardo di volte, e mi dico di non esagerare, ci mettiamo come comandamento pagano. Mi ha detto un sacco di volte che da dove e come si è trasformato l'esistente. Dunque, non esiste nessun Dio creatore. Secondo, esiste una descrizione del Dio fatta dalla Bibbia che serve solo per terrorizzare le persone. E questo lo abbiamo detto. La terza scoperta della stregoneria è che ci sono alcuni esseri di energia, alcuni spiriti, che si nutrono di energia vitale stagnata, che qualora le persone alterino la percezione, si presentano come Dio o uno dei suoi mandati e cercano di metterli in ginocchio, dando dei messaggi da dare all'umanità mettendoli in ginocchio. Queste sono le 3 verità, le 3 cose che la stregoneria ha scoperto sul Dio dei cristiani.
Dunque non esiste nessun Dio creatore, non esiste il terrore del Dio biblico, ed esistono alcuni spiritelli che si spacciano per Dio quando si altera la percezione. L'unico modo per allontanare questi spiritelli è praticare il potere del fare, la libertà del fare per costruire il potere di essere. È un percorso pagano, è un percorso di stregoneria. Solo queste cose, solo se io ritengo che il mondo che mi circonda è un mondo vivo, fatto da cosciente, solo se io penso un albero come una coscienza, non come una legna da tagliare, solo se io penso a ciò che mi circonda come delle divinità che cercano di espandersi, allora io penso al divino, allora io non ho più paura che qualcuno mi metta in ginocchio. Purtroppo cosa succede? Che mettere in ginocchio le persone non è semplicemente atto del Papa o della Chiesa, è un atto che tenta di contaminare l'intera struttura sociale, tenta di strappare alla struttura sociale la sua possibilità di fondare il futuro. Ecco il motivo per cui noi ci battiamo così tanto. Il paganesimo moderno non è il paganesimo antico, proprio perché nel paganesimo moderno c'è il male, il concetto di male che nel paganesimo antico non c'è. Il male nel paganesimo moderno è il pazzo di Nazareth, è il Dio dei cristiani, è la Bibbia. Questo è il male, in quanto questo tende a distruggere il divenire delle persone, mettendole in ginocchio e asservendole a un Dio. Per questo il paganesimo moderno non è più il paganesimo antico. Sì, ecco, una cosa che io volevo aggiungere, che può dare anche la dimostrazione, diciamo, dal punto di vista visivo, della differenza tra monoteismo e paganesimo. Noi abbiamo, ad esempio, i comportamenti delle divinità. Noi, ad esempio, abbiamo nel monoteismo, ad esempio, il fatto che quando, per fare un esempio, gli ebrei sono nel deserto del Sinai, il Dio li mantiene in vita mandandoli giù dalle nuvole la manna, e loro devono aspettare che il buon Dio si ricordi a una certa ora del mattino di mandargli giù la colazione, altrimenti loro morirebbero di fame. Nel paganesimo non sarebbe concepibile una cosa del genere, cioè la divinità non starebbe lì ogni giorno a guardarci l'orologio, ma questi poveri disgraziati li mandano da mangiare, se no crepano. Gli insegnerebbe l'agricoltura e se sei capace arrangiti e dati da fare. Cioè, questa è già la differenza, cioè non creano il vincolo, nel senso che le divinità danno sempre una tecnologia, danno sempre dei mezzi, questi mezzi sono totalmente poi nelle mani degli uomini. Un altro esempio stupidissimo, il Mosè quando deve vedere il Dio deve arrampicarsi insieme alla montagna, andare insieme alla montagna e trovarsi questo Dio. Nel paganesimo questo non avviene, cioè l'uomo non deve compiere la strada, fare la fatica di andarselo a cercare insieme alla montagna. Prendete il caso di Ulisse, Ulisse va a peregrinare in giro per il Mediterraneo per decine di anni. Benissimo, dove si trova la divinità lo va a incontrare, non gli dice no, devi fare un viaggio di 2000 km per trovare la divinità. È la divinità che si sposta, perché quella divinità vive in simbiosi con l'uomo. Di conseguenza, se l'uomo è materialmente impossibilitato a raggiungere la divinità in un luogo sacro, la divinità si sposta per andare a incontrare l'uomo. Basta vedere un'altra cosa. Ad esempio, Ulisse ha bisogno di consigli, ha bisogno del suo viaggio. Benissimo, la divinità gli si presenta e gli dice devi andare nel tal posto a trovare questo aiuto. Nel monoteismo non avviene. Cosa fa il Dio dei cristiani? Prende Mosè, lo porta sulla montagna e gli dà le tavole della legge. Cioè, addirittura lo sovraccarica. Cioè, questo dimostra chiaramente che va a creare un qualcosa, cioè va a creare un peso. Cioè, che senso ha a una persona che deve essere un nomade di dargli delle tavole della legge da portarsi indietro? Significa soltanto dargli della zavorra in più. Ed è quello che il monoteismo fa. Cioè, il monoteismo crea zavorra, cioè nel senso che blocca, appesantisce gli uomini, li impedisce il movimento, li va a vincolare, cioè gli crea un vincolo fisico, gli crea un vincolo di tipo spirituale. Questa proprio è la dimostrazione delle differenze, che sono differenze basilari tra il paganesimo e il monoteismo. Cioè, il monoteismo è sempre un qualcosa in più, un qualcosa che viene posto, un qualcosa che pesa, un qualcosa che schiaccia. Il paganesimo è sempre libertà e porta alla libertà delle persone, cioè nel senso che le divinità pagane non detengono mai il potere, ma questo potere viene dato anche all'uomo, sta all'uomo le sue capacità dopo di utilizzarlo. Francesco, voglio fare una precisazione rispetto a un paio di imbecilli che ho conosciuto. Allora, i titoli che mi arrogo sono meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Cosa significa questo? Che sono meccanico perché la mia via alchemica, il mio modo di conoscere il mondo attraverso il fare, è passato attraverso la meccanica. Io sono guardiano dell'anticristo perché ciò che mi circonda è libertà e ciò che mi circonda si cala con me, si relaziona con gli esseri umani attraverso la libertà. Sono un apprendista stregone perché il mio fare tende a costruire il mio corpo luminoso per costruire il mio potere di essere.
Questo voglio dare come precisazione. Sì, beh, poi c'è il discorso dell'anticristo, ad esempio mi piace moltissimo il discorso dell'anticristo di Nietzsche, che è già un riferimento chiaro dal punto di vista, diciamo, filosofico dei riferimenti, però è soltanto un riferimento mio personale, che non è riferimento dei pagani, cioè nel senso che ogni pagano è libero di lottare e di affermarsi, di realizzarsi con i mezzi che ritiene più opportuno. Cioè, se io ho una preferenza per un autore, non andrò mai a imporlo, non potrò, e non dirò mai a un altro pagano: se non sei pagano, devi essere pagano se credi in questo. Non è vero, perché la libertà, il paganesimo si fonda sugli uomini. Il paganesimo è libertà soggettiva. Sì, ecco, di conseguenza quello che appunto il paganesimo tende a sempre dare è a dare le possibilità di azione e tutti quanti gli strumenti in mano alla singola persona. Non va mai a vincolare l'uso di questo strumento o va a delimitare dei campi in cui la persona deve agire. Di conseguenza sta la capacità delle persone di saperlo utilizzare. Cosa succede logicamente? Quando questo comportamento può diventare nocivo, la comunità si difende, però appunto rientriamo appunto nell'ordine di tipo appunto sociale. Però potenzialmente nel paganesimo non esiste nessuna limitazione dell'agire da umano. Leggo due righe, Francesco, a proposito dell'introduzione al Sentiero d'Oro. Il Sentiero d'Oro è una lettura delle divinità dell'antica Roma, fatta dal punto di vista della magia e della stregoneria, tanto per essere chiaro. Ah, e l'ho fatta io, attraverso la mia alterazione della percezione, per cui io do la sicurezza di quello che ho visto, non prendo telefonate. Vuoi prendere tu? Te benvenite, le prendo in privato. Pensare a un sistema magico e religioso antico, con gli occhi di chi è nato, vissuto, educato nell'attuale sistema religioso, è tale da snaturare il sistema religioso studiato. Quando gli imbecilli guardano gli uomini, considerano le loro azioni dal punto di vista dell'imbecille e non sono in grado di assumere il punto di vista degli uomini, che implica la soggettivizzazione di un'oggettività a loro talmente estranea da risultare incomprensibile, assurda, imbecille. Essi appiattiscono tutto al loro livello, unico livello nel quale possono esercitare la comprensione dell'esistente o dell'esistito, in quanto soltanto quel livello coincide col proprio essere. Se costoro sono adoratori di un Dio, presumono che tutti abbiano sempre, comunque e in ogni circostanza, adorato un Dio, perché essi, esseri vuoti, non concepiscono nessun'altra relazione fra se stessi e la loro divinizzazione. Piegano i mutamenti le circostanze alla loro natura, negando l'esistenza di tutto ciò che con quella natura non coincide. Usano il termine primitivo o selvaggio col disprezzo di chi, considerandosi creato ad immagine e somiglianza del proprio Dio, disprezza chiunque si rapporta in modo consapevole col mondo circostante. Disprezzano chi non condivide le loro paure e le loro fobie e non sono in grado di considerare il processo storico e coercitivo che queste paure ha costruito. Finalizzano il loro fare al servizio di cose ed esseri estranei alla loro persona, anche quando coerciscono e violentano esseri per la soddisfazione dei propri bisogni più o meno depravati. Essi, creati da un Dio assassino, nascono senza coscienza e senza conoscenza. Pertanto non possono riconoscere coloro che esistono vivendo coscienti e consapevoli del mondo circostante. Gli adoratori del Dio devono distruggerli, distruggere la loro coscienza e la loro consapevolezza, distruggerne il ricordo, unica condizione attraverso la quale esaltare la loro impotenza e la loro ignoranza. Distruggerli significa uccidere, finalizzando l'assassinio e rattrappire la coscienza e la consapevolezza sviluppatasi in quei popoli. Ridicolizzano il credo degli uomini e il loro sapere, approfittando che costoro non fanno di quel sapere e di quella conoscenza una merce da barattare. Così facendo, gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra distruggono ogni possibilità di sviluppo della coscienza all'interno della natura da parte di popoli per poter smerciare l'impotenza e le fobie del loro dio assassino. Questa è una delle premesse al Sentiero d'Oro. Bene. Siccome è arrivato Mario, noi vi ringraziamo chi ci ha ascoltato, ringraziamo chi ci ha insultato. Io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti è casella postale 53, Marostica, Vicenza.
con noi è inutile che si tenti di fare i furbetti. Se volete materiale, se volete informazioni, se volete qualcosa, non fate altro che scriverci o mettervi in contatto e noi vi diamo tutto quello che vi serve e non chiediamo a nessuno la carta d'identità, non chiediamo a nessuno chi è, non chiediamo a nessuno che cosa vuole. Anche perché cosa vuole riusciamo a capirlo benissimo, insomma, non c'è bisogno di tante stupidaggini. Per cui noi non chiediamo niente a nessuno e se qualcuno vuole avere informazioni noi gliele diamo. Io purtroppo ho finito i miei fascicoli da dare in giro, cioè i fascicoli che regalavo ormai non ne ho più e finché non riesco a mettere via un po' di soldi per farne degli altri non riesco più a farne, anche perché li ho sempre regalati per cui sono un po' a secco. Comunque appena sarà possibile ne farò degli altri e se qualcuno li vuole glieli darò. L'Istituto Mediterraneo Studi Politici... Sì, noi mandiamo un bollettino gratuito, chi vuole basta fare la richiesta, l'indirizzo è stato già dato, Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53, Marostica, Vicenza. Noi lo inviamo gratuitamente, uno manda una richiesta, anche una cartolina, e gli viene inviato questo bollettino periodico. Bene, ringrazio chi ci ha ascoltato, ringrazio chi ci ha insultato, ringrazio chi voleva darmi fuoco con la benzina, ringrazio chi mandava i magrebini con i bastoni, ringrazio tutti quanti. Arrivederci e a risentirci la prossima volta. Giovedì prossimo, sempre alla stessa ora, su Radio Gamma 94 FM, e arrivederci.